Allora, adesso vi faccio vedere che questo sistema che stiamo piano piano costruendo è di un'utilità enorme. Ve lo faccio notare con due. Allora, qui riscrivo lo sviluppo di ala x di McLaren, quindi sempre x che tende a 0. 1 di x, x quadro mezzi più x alla 3 sesti più x alla n su n fattoriale più piccolo x alla n. Supponiamo adesso di voler fare e alla meno x. Se vogliamo sviluppare e alla meno x abbiamo due strade, di cui la seconda sarà migliore. La prima è: prendo la funzione, la chiamo e alla meno x, mi faccio le derivate e rifaccio lo sviluppo. La seconda, questo sviluppo deve valere per ogni x, quindi deve valere anche se sostituisco meno x al posto di x, chiamato con un altro nome, no? X uguale meno x, e poi x lo richiamate x. Quindi che vuol dire? Che questo dovrà essere 1 meno x più meno x al quadrato, ma meno x al quadrato è x quadro mezzo, poi meno x cubo sesto. Insomma, per farla breve, i termini di ordine dispari cambiano di segno, i termini di ordine pari non cambiano di segno. E alla fine o piccolo di x alla n rimane o piccolo di x alla n, perché scrivo o scrivo piccolo di x alla n o scrivo piccolo di meno x alla n, tra x alla n e meno x alla n ci sta un rapporto che o è 1 o è meno 1, quindi l'ordine infinitesimo è lo stesso. Ecco, però nel momento in cui io scrivo questa, se devo andare a fare lo sviluppo del seno iperbolico di x o del coseno iperbolico di x, chi è, cominciamo col coseno iperbolico che è quello più facile, anche l'altro è facile, ma chi è il coseno iperbolico? E alla x più e alla meno x diviso 2. Allora, che cosa devo fare? Devo fare la semisomma di questi due. Ma quando faccio la semisomma, i termini di ordine pari prima raddoppiano e poi devo dividere per 2, quindi rimangono i termini di ordine dispari, che sono di segno opposto, quando li vado a sommare si annullano. Quindi chi è il coseno iperbolico? È 1 più x quadro mezzi più x alla quarta 24esimi più eccetera eccetera più x alla 2n su 2n fattoriale più ov di x alla 2n, cioè a stavolta vado di 2 in 2. Questa non è proprio la semisomma di questi due, perché qua sono arrivato all'ordine 2n. E quindi posso scrivere, vabbè, facciamo prima anche il seno iperbolico e poi li riportiamo nella nostra parola. Quando devo andare a fare il seno iperbolico stavolta, cosa devo fare? Devo fare la semidifferenza. Ma quando vado a fare la semidifferenza, stavolta i termini di ordine pari si elidono, mentre i termini di ordine dispari rimangono come nella prima riga, perché x meno meno x mezzi fa x, x cubo sesti meno meno x cubo sesti diviso 2 fa x cubo sesti. Quindi qua mi verrà x più x cubo sesti più x alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fattoriale più ho visto di x alla 2n più 2. E ce ne possiamo riscrivere. L'abbiamo ricavato, ce ne possiamo riscrivere. Ok. Allora, io adesso scrivo seno iperbolico di x, che è somma per h che va da 0 a n x alla 2h più 1 fra
2h più 1 fattoriale più ho vinto x a 2m, cioè x più x cubo sesto più x alla quinta su 5 fattoriale più y più x al 2m più fratto 2m più fattoriale più ho vinto x alla 2m più 2 n. L'ultima, coseno iperbolico di x è uguale alla somma erato che va da 0 a m di x alla 2h tra 2h fattoriale più o piccolo di x alla 2m più 1 uguale 1 più 4 di mezzo più x alla 4 su 4 fattoriale più eccetera eccetera più x alla 2m su 2m fattoriale più o piccolo di x alla 2m più 1. Non è numero naturale. Oh, come vedete, quindi queste 5 forme di McLaurin sono parenti strette, ma proprio strette. Allora, e alla x l'abbiamo capito qual è, ed era la più facile da ricavare. Il coseno iperbolico porta solo i termini di grado pari di e alla x, perché è la parte pari. Se io faccio coseno iperbolico di x più seno iperbolico di x mi fa e alla x. Questa è la parte pari, questa è la parte di x. Poi vedremo questo discorso, lo riprenderemo dopo. E alla x si può scrivere come somma di una funzione pari di una funzione di x. La funzione pari è coseno in modo 1. La funzione pari è coseno iperbolico di x, la funzione di x è coseno seno iperbolico di x. Quando le andiamo a sviluppare in formula di McLaurin, la parte pari porterà solo i termini di ordine pari e quella dispari porterà solo i termini di ordine dispari. Quindi qui avrò tutti i termini di alla x ma solo quelli di grado pari, qui avrò i termini di alla x solo quelli di grado dispari e mi daranno rispettivamente il coseno iperbolico e il seno. Poi quando sono andato a fare coseno e seno, le formule sono esattamente quelle del coseno iperbolico e seno iperbolico, tranne che per un fatto. Siccome, se vi ricordate, la derivata di seno iperbolico era coseno iperbolico, la derivata di coseno iperbolico era seno iperbolico, non c'erano problemi di seno. Invece la derivata di seno è coseno, ma la derivata di coseno è meno seno. Allora questo problema di questo segno riappare fa sì che quando andiamo a sviluppare le forme hanno la stessa identica struttura, tranne che per il fatto che questa porta tutti i termini di ordine pari di t alla x, ma i termini sono di seno iperbolico. Quindi è come il coseno iperbolico, ma invece di avere tutti i segni positivi porta i segni al termine. Quindi invece di avere 1 più x quadro mezzo più x alla 4 su 4 fattoriale ci avrà 1 meno x quadro mezzo più x alla 4 su 4 fattoriale meno x alla 6 su 6 fattoriale più x. Identicamente, cioè analogamente, il seno invece di avere i termini del seno iperbolico, cioè i termini dispari di e alla x, avrà quei termini ma con i segni al termine, sempre partendo dal segno più. Quindi stavolta invece di avere x più x cubo sesto più x alla 5 su 5 fattoriale eccetera, avremo x meno x cubo sesto più x alla 5 su 5 fattoriale eccetera eccetera. Quindi queste 5 forme non sono talmente così relazionate l'una con l'altra che è impossibile confondere. È impossibile. Se uno conosce un minimo di analisi 1, queste forme non le può sbagliare. Chiaro? Oh.
Va bene, quindi queste qua sono le prime 5 formule di McLaren che abbiamo studiato. Adesso ne voglio fare almeno voglio dire almeno altre due cose per oggi che abbiamo più o meno giusto il tempo per fare. Ecco, ricollegandomi a quello che abbiamo detto poc'anzi per ricavare lo sviluppo del seno iperbolico e del coseno iperbolico, e adesso abbiamo ricavato, abbiamo ricopiato, quindi non ci interessa qui, cioè qui lo possiamo cancellare, lo conserviamo subito. Supponiamo di voler sviluppare la funzione e alla meno x quadro. Allora, questa qua si... Allora, naturalmente la premessa per scrivere queste formule di McLaren qual era? L'abbiamo detto ieri, ma oggi non l'abbiamo ripetuto, è che le funzioni fossero di classe C infinito, perché se sono di classe C infinito io posso scrivere la formula di McLaren per ogni valore di n. Altrimenti, se fossero state soltanto di classe, per esempio, C5, mi devo fermare all'ordine. Va bene, allora proviamo a sviluppare in formula di McLaren, cioè formula di Taylor vicino a punto 0, la funzione e alla meno x quadro. Secondo voi devo rifare tutto? Allora, una possibilità è f di x, vi faccio le prime due derivate, e alla meno x quadro. Poi abbiamo f' di x uguale meno 2x e alla meno x quadro. Questa è la prima derivata. La seconda derivata, f secondo di x, fa meno 2 e alla meno x quadro più 4x quadro e alla meno x quadro. Cioè devo fare meno 2 la derivata di questo, perché questo non è derivato, più la derivata di questo che porta un altro meno 2x a moltiplicare questo. Allora, come inizia la formula di McLaren? Allora, f di 0 fa 1, f' di 0 fa 0, quindi il termine del dire 1 non c'è, f secondo di 0 fa meno 2, quindi qua devo fare meno 2 mezzi, cioè meno 1 per x quadro più, e poi continuo. Però adesso quando continuo a fare le derivate, devo fare le derivate e calcolarle in 0. Ammetterete che la cosa si complica, perché adesso ci sono funzioni di funzione ma anche prodotti, e quindi più vado avanti più la cosa si ingarbuglia. Ma è veramente necessario andare avanti e farla così, questa formula? Io dico di no, perché se quello sviluppo è la x vale per ogni x, deve valere anche se al posto di x ci metto meno x quadro. Allora vediamo, primo termine si trova 1, secondo termine al posto di x devo mettere meno x quadro, si trova, qui viene meno x quadro, e l'altro, il termine successivo quale sarà? Sarà x alla quarta mezzi, e il termine successivo quale sarà? Meno x alla 6 sesti, e il termine generico quale sarà? Più meno 1 alla n x alla 2n fratto n fattoriale, e il termine successivo quale sarà? O piccolo di x alla 2n più 1, perché il termine successivo sarà di ordine 2 in più, lo sappiamo, perché la prossima derivata farà 0 in 0. Chiaro? Quindi una volta fatto quello di L alla x, è inutile fare quello di L alla meno x quadro, basta mettere meno x quadro al posto di x. Beh, è un bel vantaggio, perché stavolta mi sono risparmiato una bella una bella lista di derivati. Ora, questa funzione in particolare noi non la includiamo nella nostra tabella, ma potrebbe lo stesso avere un interesse, perché vi tornerà di interesse quando andrete a fare, chi di voi farà calcolo delle probabilità, chi farà calcolo delle probabilità, questa funzione serve, perché da questa funzione derivano le densità, la densità di una variabile aleatoria gaussiana parente a questa funzione, okay?
non è esattamente questa funzione, ma è parente a questa funzione. Quindi questo è un fatto notevole. È un fatto notevole perché io, ricordando, cioè a me non serve neanche averla questa nella lista, perché se mi ricordo della X, quando devo sviluppare la MX4, metto MX4 e posso dire, basta. Chiaro? Va bene, andiamo a vedere invece un altro, un'altra questione. Andiamo a fare lo sviluppo allora cominciamo a fare questo sviluppo qua. 1 più x alla n, questo che cos'è? Un polinomio. Allora questo che cos'è? È la somma per h che va da 0 a n di n su h per x alla h, poi per 1 alla n meno h. Ho scritto come x più 1 alla n e ho usato la forma di mio. Allora, il binomio di Newton mi dice questo, ma questo non è anche lo sviluppo di McLaurin, certo che è lo sviluppo, perché sono i termini, abbiamo visto che per un polinomio, infatti se io faccio la derivata archesima, questa la chiamo f p di x, se faccio la derivata archesima di p calcolata in x, questa chi è n per n meno 1 per n meno h più 1 per 1 più x alla n meno h. Quando derivo, la prima volta scende n, la seconda volta scende n meno 1 e il grado ogni volta si è passato. La derivata archesima di p calcolata nell'origine vale, quello diventa 1, diventa n, praticamente n fattoriale su n meno h fattoriale. Quindi io cosa devo fare? P di x, se vi ricordate quello che abbiamo detto nella prima ora, è somma per h che va da 0 a n, qua ci devo mettere n fattoriale fratto n meno h fattoriale fratto h fattoriale, perché questo compare nella forma di McLaurin, derivata che sia in 0 fratto h fattoriale per x alla h, ma questo è esattamente n su h. Quindi vedete che ottengo lo stesso risultato. Ottengo lo stesso risultato di prima che mi dà il binomio. Andiamo però a fare adesso un altro sviluppo. Andiamo a fare lo sviluppo 1 fratto 1 più x. Questo sviluppo qua l'avevamo fatto senza conoscere, come sviluppo di McLaurin, l'avevamo fatto senza conoscere nessun teorema sulle formule di Taylor. Che se vi ricordate, questo era 1 meno x più x quadro più eccetera eccetera più meno 1 alla n x alla n più o piccolo di x alla n. Questo qua derivava dal fatto che questo per questo fa 1 più x elevato alla n più 1, ma x elevato alla n più 1 è 1 piccolo di x alla n. Se vi ricordate, derivava da quel prodotto notevole, quel prodotto notevole voi lo conoscevate dalle superiori. Dalle superiori. Scusate, fa 1 meno x alla... Vabbè, fa... Meno più fa, dipende
cioè questo per questo fa 1 meno x quadro, questo per questo fa 1 più x quadro. Non ci siamo capiti. Ok. Comunque da quei prodotti, dai prodotti notevoli delle superiori derivava questo sviluppo. Ma questo sviluppo come lo posso scrivere? Beh, introduciamo questa notazione. Allora io scrivo che alfa su h è uguale per definizione ad alfa per alfa meno 1 per alfa meno h più 1 fratto h fattoriale. Questo qua pare per ogni alfa appartenente a h. Allora, questa definizione non contraddice quella n su h, perché n su h, se fate questo diviso questo, fa esattamente n per n-1 per n-h più 1 fratto h fattoriale. Quindi va bene anche per i numeri naturali, funziona. Soltanto che questa definizione la posso dare per tutti i numeri reali. Allora, vediamo se avete capito questa definizione. Quando è che alfa su h fa 0? Fattoriale fa 1. Si deve annullare il numero. Per annullarsi il numeratore, cosa bisogna? Che sia 0 uno dei pro dei fattori. Quindi o alfa uguale a 0, alfa meno 1 uguale a 0, alfa meno h più 1 uguale a 0. Quindi cosa bisogna? Bisogna che alfa sia un intero minore di h. Per esempio 3 su 4, coefficiente binomiale, 3 su 4 fa 0. Ok? Questo noi non l'abbiamo introdotto come definizione, ma non ha nulla in contrario a quella che abbiamo dato in precedenza, perché nei casi precedenti coincide con quello. Cioè se n è maggiore o uguale di h ed è un numero naturale, n su h viene quello di prima. Se alfa adesso è un numero qualunque reale, per esempio anche un numero intero ma minore di h, oppure anche negativo, oppure un numero non intero, per definizione h su alfa su h si fa così. Allora andiamo a fare meno 1 su h. Quanto fa? Allora, che devo fare? Devo fare meno 1 per meno 2 per meno 3 per meno 1 meno h più 1, cioè viene meno h, fratto h fattoriale che è 1 per 2 per h. Cosa mi viene? Semplificate tutto tranne i segni, ma i segni quanti sono? H, quindi mi rimane meno 1 all'h. Quindi questo qui, questa espressione qua, non è altro che somma per h che va da 0 a n. Vabbè, non la scriveremo mai così, la scriveremo sempre così, però la potrei anche scrivere così, meno 1 su h per x all'h più o piccolo di x all'h. E perché è vero questo? Chi è 1 più 1 su x? 1 fratto 1 più x? È 1 più x alla meno 1, o no? E allora vedete, se 1 più x alla n fa somma per h che va da 0 a n di n su h per x alla h, qua il resto non c'è perché n è intero ed è positivo, n è naturale, quindi quello è un polinomio. Questo non è un polinomio, questa è una funzione razionale. Stavolta mi viene somma per h che va da 0 a n di meno 1 su h x alla h
non diciamo qua n mi fermo perché mi voglio fermare, perché diciamo posso scrivere questa formula per ogni n, qua aveva senso fermarsi a n perché n era il grado del polinomio e quindi dopo il resto era 0. Quindi non fate confusione tra il grado del polinomio e dove ci vogliamo fermare. Io questa formula qua la posso scrivere anche fermandomi prima e poi per esempio mi posso fermare a k e poi scrivo più piccolo di x alla k. Invece di fermarmi a n posso fermarmi prima. Quindi qua meno 1 perché qua c'è meno 1, qua c'è n perché là sopra c'è n. Quindi vedete che usando questa terminologia io questa definizione, questa e questa, tranne il fatto che questa arriva a un certo punto, finisce, non c'è resto, ma sono sorprendentemente simili. Ok? E allora andiamo a vedere se questa cosa si... Vediamo un po'. Se io devo sviluppare la radice di 1 più x, secondo voi chi sarà? Opportunamente vi è stata cancellata la formula di prima, quindi ci dovete arrivare... Però questa ce l'avete. Io dico che farà... Chi è questo qua? È 1 più x alla 1 mezzo. Io dico che questa farà sommatoria per h che va da 0 a n di 1 mezzo su h per x alla h più o piccolo di x alla n. Perché l'esponente stavolta è 1 mezzo. Però questa non è una dimostrazione, perché se tutto funzionasse così, perché in due casi funziona, dobbiamo dimostrare. E allora andiamo a vedere se è vero. Andiamo a vedere se è vero. Allora, questa è la mia funzione, cancelliamo quello che non c'entra. La definizione ormai la sappiamo, possiamo pure cancellare. Allora, cominciamo a scrivere le prime derivate. Questa è f di x. F' di x chi è? La derivata di 1 più x alla 1 mezzo fa 1 mezzo per 1 più x alla meno 1 mezzo. La derivata seconda di x quanto fa? 1 mezzo per meno 1 mezzo per 1 più x alla meno 3 mezzi. La derivata terza di x di f, calcolata di x, farà 1 mezzo per meno 1 mezzo per meno 3 mezzi per 1 più x alla meno 5 mezzi. La derivata hachesima calcolata in x quanto farà? Questa cosa la devo fare h volte, quindi devo fare 1 mezzo per meno 1 mezzo per meno 3 mezzi. L'ultimo che sarà 1 mezzo meno h più 1. E questo è 1 mezzo meno 0, questo è 1 mezzo meno 1, questo è 1 mezzo meno 2, l'ultimo l'hachesima sarà 1 mezzo meno h più 1. Comincio da 0, se sono h finisco ad h meno 1, meno h meno 1 fa meno h per 1 meno x alla 1 mezzo meno h. Ora 1 più x alla 1 mezzo meno h. Ora però, quando vado a calcolare queste derivate, tutti questi pezzi con 1 più x calcolati in 0 fanno tutti 1, perché 1 più 0 fa 1. E quindi quando vado a scrivere la mia formula di Taylor, cosa verrà? Verrà f di x uguale somma per h che va da 0 a n di 1 mezzo su h, perché?
Questo era esattamente il numeratore di un mezzo su h. Poi devo dividere per h fattoriale, mi viene il denominatore, quindi lo metto insieme e fa un mezzo su h. Per x alla h più, poi questi pezzi qua facevano 1, quindi ci sono, ho vinto di x, cioè esattamente la formula. Cioè quando vado a valutare in 0 spariscono i pezzi con le x. Quando vado a dividere per h fattoriale, le derivate hesima fratto h fattoriale mi fanno questo. Formula di McLaren, derivata hesima fratto h fattoriale per x alla h più. Ok. E abbiamo ottenuto questa formula. Allora, a questo punto io ci riprovo con alfa, con esponente generico alfa. Allora, se qua ci metto 1 più x all'alfa, qua mi verrà, al posto di un mezzo mi verrà alfa. Per quale motivo? Beh, addirittura lo sviluppo è anche più semplice. Perché? Chi ha la derivata prima è alfa per 1 più x all'alfa meno 1. Chi ha la derivata seconda è alfa per alfa meno 1 per 1 più x all'alfa meno 2. Chi ha la derivata hesima è alfa per alfa meno 1 per alfa meno h più 1 per 1 più x all'alfa meno h. Quando vado a scrivere la formula di Taylor devo calcolare questo in 0 di McLaren, scusate, e mi viene il numeratore di alfa su h. Poi devo dividere per h fattoriale, mi viene esattamente alfa su h. Poi devo moltiplicare per x all'h, devo fare la somma per h uguale a 0 e quello che rimane è di ordine superiore. Quindi mi è venuta la formula in tutti i casi, generale per ogni valore. Questa vale per ogni valore. Allora uno potrebbe dire, no, 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 non mi fai fesso. Perché se vale per ogni valore di alfa, deve valere pure per alfa uguale 5. Numero intero positivo. E questa però, qua c'è scritto n, n, puoi prenderlo anche 7. Certo che lo posso prendere anche 7, perché se vi ricordate, se io qua ci metto 5 e qua ci metto 7, quando vado a fare 5 su 6, 5 su 7 quanto viene? 7. Cioè la formula è fatta in maniera tale che quando abbiamo un esponente intero positivo, i coefficienti da, da n più 1 in poi, se avevo 1 più x alla n, i coefficienti quando vado, se alfa era un intero positivo, i coefficienti da alfa più, quando n era da alfa più 1 in poi erano tutti quanti nulli, e quindi la formula ritornava una scrittura finita così come avevamo visto per i polinomi. Chiaro? Quindi la formula generale per lo sviluppo di 1 più x all'alfa è questa, la riscriviamo qua. Allora, come vedete questa è una formula di una certa importanza. Qua c'è scritto lo sviluppo di 1 di 1 fratto 1 più x, 1 più x alla meno 1. C'è scritto lo sviluppo di 1 di qualunque binomio di, diciamo, del binomio di Newton 1 più x alla n. C'è scritto lo sviluppo della radice di 1 più x. C'è scritto lo sviluppo di 1 fratto la radice di 1 più x e 1 più x alla meno 1/2. Quindi ci sono scritti tanti sviluppi qua dentro. Tutto sta ad aver dato quella piccola variante per quanto riguarda la definizione di alfa su h. Ok? Va bene, quindi questa è un'ulteriore formula da tenere nella nostra lista. Ok? Ovviamente quando io ho questa formula
posso anche sviluppare radice di 1 più x quadro. Se voglio sviluppare la radice di 1 più x quadro, come farò? Sarà 1 più x quadro alla 1 mezzo, quindi in quella formula metterò alfa uguale a 1 mezzo e al posto di x ci metterò x quadro. Similmente quando devo fare la x quadro. Allora abbiamo altri 10 minuti, in questi 10 minuti voglio fare l'ultima formula di oggi. Questa è una formula che non scriviamo in modo generale, ma ne scriviamo solo qualche termine. Allora, la formula è quella di tangente x. Cioè, sen x su cosen x. Allora, qui vogliamo arrivare soltanto all'ordine 5. Non perché questa formula non si possa scrivere, si può scrivere, diciamo, nella forma generale. Ma può scrivere nella forma generale, ma la scrittura è complicata, bisogna introdurre delle funzioni apposta e non vale la pena di ricordarla. Però per quegli scopi per cui dovremo usarla noi, ci basterà svilupparla fino all'ordine 5, sarà sovrabbondante. Molto spesso in realtà la useremo solo fino all'ordine 3, però per esercizio sviluppiamola fino all'ordine 5. Allora, per poterla sviluppare fino all'ordine 5, io dico che il numeratore x meno x cubo sesto più x alla quinta su 120 più o piccolo di x alla 6 e il denominatore 1 meno x quadro meno più x alla quarta 24esima più o piccolo di x alla 6 li sviluppa entrambi fino all'ordine 5. Questo è sviluppato fino all'ordine 5, perché qua c'è o piccolo di x alla 5, scusate, perché il termine successivo è di ordine 6. Qua addirittura posso specificare che il termine successivo è di ordine maggiore di 6. Adesso cosa devo fare per fare il calcolo? Devo semplicemente togliere quel denominatore. Come si fa a togliere quel denominatore? Allora, il numeratore rimane identico, ok, e il denominatore come si fa? Si pone tutta questa quantità, la si chiama t, ci si ricorda che uno fra... allora, quando x tende a 0, tutti questi che sono infinitesimi sommati tendono a 0 perché l'uno non ce l'ho messo dentro il punto. Quindi abbiamo 1 fratto 1 più t. Allora, 1 fratto 1 più t cosa fa? Fa 1 meno t, quindi meno meno x quadro mezzi più x alla quarta 24esima più x alla 5, poi più t quadro, cioè meno x quadro mezzo più x alla quarta più x alla 5 al quadrato, più il termine successivo parte da t cubo, è t cubo, sarebbe meno t cubo, però non mi interessa perché il termine di ordine più basso in t cubo è x quadro al cubo, che fa x alla 6. Quindi il termine successivo qua dentro è sicuramente più o piccolo di x alla 5. Adesso, prima di fare diciamo l'ultima moltiplicazione, andiamo questo lo ricopiamo tale e quale. Qua andiamo a fare che cosa? 1. Qua dobbiamo semplicemente cambiare segno, quindi viene più x quadro mezzi meno x alla quarta su 24
poi meno piccolo di x alla 5 più piccolo di x alla 5 farò piccolo di x alla 5, cioè meno questo finisce qua dentro. Io uso chiamare il termine con, che raccoglie gli infinitesimi di ordine superiore, B non aspira tutto, cioè non aspira proprio tutto, però aspirerà tutti i termini di ordine superiore. Poi adesso cosa devo fare? Il quadrato di questo, ma il quadrato di questo mi porta più x alla quarta quarti e poi basta, perché se mi voglio fermare termini di ordine 5 ci sarà il quadrato di questo, il quadrato di questo, il quadrato di questo, poi ci saranno i doppi prodotti, ma anche il doppio prodotto di ordine più basso, x quadro per x alla quarta, fa x alla sesta, quindi tutto il resto è di ordine o piccolo di x alla 5. Adesso questa quantità qua fa 1 più x alla x quadro mezzi, qua un quarto, quanti 24esimi sono? 6 24esimi meno 1 fa più 5 24esimi. Tutti gli altri termini sono di ordine superiore a x alla 3. E adesso cosa mi è rimasto di fare? Mi è rimasta da fare l'ultima moltiplicazione. Quindi cosa mi viene? Fatemi cancellare questa perché non serve più. Allora abbiamo, andiamo per ordine. Prima abbiamo 1 che moltiplica, quindi abbiamo x meno x cubo sesti più x alla 5 su 120 più o piccolo di x alla 6. Più o piccolo di x alla 6 lo metto qua. Poi abbiamo meno x cubo sesti, anzi qua, meno x cubo sesti, meno, quindi qua ho sbagliato perché x meno, dovevo moltiplicare per quello di sotto, non per quello di sopra, quindi x, ah no, ho detto bene. 1 era x meno, non avevo sbagliato, era questo 1 per questi qua, quindi x meno x cubo sesti più x alla 5 su 120, non ho sbagliato. Poi adesso devo prendere x quadro mezzi per questi qua, quindi viene più x cubo mezzi meno x alla 5 su 12, x quadro mezzi per questo, x quadro mezzi per questo, e poi basta, perché x quadro mezzi per x alla quinta fa x alla 7. L'ultimo è più 5 24esimi x alla quarta per x, che fa 5 24esimi x alla 5, e poi basta, e il resto o piccolo di x alla 5 per x è o piccolo di x alla 6, quindi fate attenzione che mentre qua compare o piccolo di x alla 5, quando andate a fare la moltiplicazione quello che vi avanza è un infinitesimo di ordine superiore a 6, infatti la tangente di ordine dispari dopo l'ordine 5 verrà l'ordine 7. Adesso cosa mi è rimasto da fare? Solo delle semplificazioni, quindi qua mi viene x e l'ho contato, poi meno un sesto più un mezzo fa più un terzo, quindi qua fa più x cubo terzi, poi qua cosa devo fare? In 120esimi, qua ho un 120esimo meno 10 120esimi più 5 per 5, 25 120esimi per x alla quinta. Adesso 25 meno 10 fa 15 più 1 fa 16, 16 120esimi divido per 8 fa 2 quindicesimi per x alla 5 più ovvio. Questo è lo sviluppo della tangente. Ovviamente per quando faremo lo sviluppo dell'arco tangente vedremo che l'arco tangente fa x meno x cubo terzi, e quindi la tangente, da quello capiremo che la tangente fa, è giusto che faccia x più x cubo terzi, però, e questo lo vedremo un'altra volta, però questo termine qui l'abbiamo voluto calcolare per il supermercato, giusto per saperlo, che effettivamente
così almeno conosciamo lo sviluppo della tangente almeno fino all'ordine 6, perché l'ordine 6 non c'è fa 0. E va bene, quindi abbiamo con oggi abbiamo creato una prima lista di 5, 6 con 1 più x all'alfa, 7 con lo sviluppo della tangente, cioè sviluppi di McLaurin di funzioni che poi potranno esserci utili per calcolare i limiti, calcolare un sacco di cose. Arrivederci.